La Banca del Cilento e Lucania Sud approva nel Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2015 il piano di fusione con la consorella di Sassano. Parere favorevole è stato già espresso dalla Federazione Campana della BCC. Si avvia così un processo che porterà ad un soggetto bancario nuovo che opera in un vasto territorio del Mezzogiorno. L'iniziativa rientra in un contesto di carattere nazionale, generale. E direi addirittura di un contesto di carattere comunitario. Si va verso una stagione di aggregazioni e di concentrazioni perché non c'è più spazio di vita autonoma per le banche in condizioni di microdimensionalità. Le piccole banche devono necessariamente aggregarsi. Questo si salda anche all'autoriforma del credito cooperativo, che è un processo in atto, in quanto la Banca d'Italia ha diviso le banche cooperative in due categorie, le popolari da un canto, le BCC dall'altro. Per le popolari c'è stata la legge di riforma che è calata dall'alto e per le grandi popolari prevede la trasformazione in SPA, sicché esse perdono qualsiasi connotazione cooperativa. Per le BCC invece si è preferito, conformemente alla caratteristica di queste banche, che sono nate autonome e intendono rimanere autonome per quanto possibile, si è preferito l'autoriforma, vale a dire la riforma gestita dal basso, proposta al governo e al Parlamento e alle autorità creditizie dalle stesse banche di credito cooperativo. Quindi il momento aggregativo e l'autoriforma sono un po' le due facce della stessa medaglia. Fatta questa premessa di carattere generale, bisognava andare a nozze per raggiungere quel traguardo aggregativo che è un traguardo irrinunciabile. E guardandoci attorno abbiamo ripreso i rapporti con la consorella di Sassano, con la quale erano state avviate già le prime trattative ai fini della concentrazione nel lontano ormai 2012, anzi addirittura alla fine del secondo semestre del 2011. Tant'è che queste trattative, condivise ovviamente da ambo le parti, erano sfociate in un patto di gemellaggio che venne deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione. Quindi diciamo che questo lungo fidanzamento con la consorella di Sassano è sfociato oramai nella pubblicazione, stando alla metafora, dell'avviso di matrimonio. Siamo a questa fase e naturalmente l'operazione ha avuto l'assentimento della Federazione Campana, cui apparteniamo entrambi, la Sassano e la Cilento e Lucania Sud, perché proprio nel rispetto dell'autonomia categoriale la Banca d'Italia ha devoluto alla Federazione la individuazione del partner con cui praticamente la Sassano avrebbe dovuto fondersi a causa delle sue microdimensionalità. E la federazione ha svolto i sondaggi presso alcune consorelle ed è risultata disponibile, non poteva non risultare disponibile la Banca del Cilento, per il fatto che, ripeto, non era per noi una novità, ma era un capitolo già aperto 4 anni prima con il gemellaggio che era stato ufficializzato tra le due BCC. Quindi diciamo che siamo quasi al traguardo, quasi alla fine di un percorso iniziato 4 anni fa. Ci si avvia così, vicepresidente Lucibella, ad un'espansione territoriale ed un'espansione della base sociale? Sì, effettivamente è così, perché se partiamo dai nostri 4.200 soci arriviamo quasi a 5.500 soci. Al di là dei soci in sé per sé, è la platea del territorio che si allarga in un modo veramente ottimo, che andiamo a incorporare dei territori e andiamo ad occupare dei territori
che sono molto diversi come attività economica dal nostro territorio e dal territorio della Lucania. Quindi penso che sia un'operazione molto lungimirante, è un'operazione che ci consentirà di poter dare manforte al nostro territorio, ma soprattutto ai nostri soci, ai nostri clienti, e mettere a disposizione una struttura molto più grande e molto più competitiva. Si avrà così un territorio più vasto e ricco di piccole e medie imprese? Ma mancava, per la verità, un'attività, diciamo, quasi industriale, che loro invece hanno e noi non abbiamo, e questo per noi è un di più che andiamo ad aggiungere a quello che già c'era. Quindi penso che sia stato ci auguriamo che questa operazione vada in porto. Oggi dovremo approvare questo piano industriale, che è l'inizio dell'operazione. Poi naturalmente dipende tutto dalla vigilanza, se lo approverà e se ci darà il consenso di poter andare avanti. Noi ce lo auguriamo. Direttore Sorimeno, come si articola il piano industriale? Dunque, gli aspetti da tenere presente sono alcuni di carattere strategico, e in particolare mi riferisco ai territori, perché sono territori contigui, ma non ci sono sovrapposizioni da parte nostra nel territorio della Sassano con nostre presenze, né viceversa. Per cui diciamo che sono due territori che si uniscono e contribuiscono assieme a creare un soggetto bancario nuovo che opera in un territorio molto più vasto e pieno, come diceva prima pure il vicepresidente e il presidente, pieno di nuove opportunità, che si integra quindi anche da un punto di vista economico. Quindi la strategia territoriale, la strategia economica, la strategia produttiva fanno sì che questo è un matrimonio che sicuramente darà degli ottimi risultati. Inoltre, l'altro elemento molto importante è la diversa dimensione delle due banche, perché questo consente a noi di poter incorporare tutta la BCC della Sassanna senza grandi stravolgimenti, ma semplicemente implementando quelle che sono le nostre strutture di back office e le nostre strutture di carattere commerciale, o meglio implementando quelle che saranno le strutture poi della nuova banca. Inoltre, altro dato assolutamente importante sono proprio i numeri che va ad esprimere questo nuovo soggetto bancario, perché sono numeri che fanno diventare questo nuovo soggetto bancario stabilmente la prima banca della Campania come BCC, la seconda come banca autonoma con tutto il sistema bancario, e stabilmente la prima banca sia della Basilicata ma anche della Puglia e direi di tutto il sud Italia. A sud di Roma, diciamo, diventeremo la BCC più grande che esiste. E quindi questo fa sì che i nostri soci, i nostri territori potranno avere un'offerta creditizia migliore, perché le masse ci consentono di poter offrire prodotti a tassi e a condizioni molto più competitive di prima, sia per noi che per la Sassano, per ovviamente per il territorio del Vallo di Diano. L'ultimo elemento, sempre di carattere territoriale ed economico, è che il Vallo di Diano si inserisce precisamente nel progetto di espansione territoriale che noi come Banca del Cilento stiamo già perseguendo da diversi anni, che è quello di avere una banca che serva quelli che una volta storicamente erano conosciuti come territori dell'antica Lucania. L'antica Lucania era un soggetto, diciamo, un soggetto sociale che attualmente risiede nei territori di tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria. Sono esattamente gli stessi territori che noi oggi andiamo a servire con la nuova banca. Noi abbiamo 17 filiali, la Sassano, e sono già distribuite sulle tre regioni e quattro province, cioè Campania, Basilicata, Calabria, e poi operiamo nelle province di Salerno, Cosenza, Matera e Potenza. La BCC di Sassano opera nella provincia con sei filiali nella provincia di Salerno e con due filiali nella provincia di Potenza.
Diciamo che complessivamente esprimeremo 23 filiali e la redistribuzione della rete territoriale vedrà un completamento, diciamo, delle presenze, perché ci sarà anche una sorta di redistribuzione, di razionalizzazione un po' della rete di sportelli. Non credo che nel periodo previsto dal piano di sviluppo procederemo a nuove aperture, ma ci dedicheremo essenzialmente a una razionalizzazione della rete. I territori sono contigui, ma sono, da un punto di vista di presenza industriale e, come dire, di economica, un po' diversi. Cioè, il nostro territorio di origine è la fascia costiera cilentana, ma in qualche modo anche la fascia costiera ionica, se vogliamo, sono interessati da un'economia che ha grandi momenti di stagionalità. C'è una forte stagionalità. Invece questi altri territori, cioè sia la Lucania interna, la Lucania sud, che il Vallo di Diano, hanno un'economia più stabile, che è basata su settori economici di tipo tradizionale, cioè c'è l'agricoltura molto sviluppata, c'è l'industria manifatturiera a diversi livelli, sia a livello artigianale, ma c'è anche una piccola e media azienda di assoluto riguardo. Questo nel Vallo di Diano, ma anche nella zona industriale, nelle zone industriali che sono attorno a Potenza. Io l'altro giorno proprio sono stato a visitare la zona industriale di Tito, che è a ridosso di Potenza, confine con Potenza, e posso dire che solo in quella zona sono insediate forse 10 volte le aziende che ci sono nel Cilento, solo in quell'area lì. Per cui diciamo c'è una grossa ci sarà una grossa integrazione anche dovuta alla diversificazione proprio settoriale ed economica di questi territori, che tutti assieme poi faranno sì che la nostra banca potrà esprimere dei volumi di gran lunga più interessanti anche di quelli che attualmente esprimiamo singolarmente. Considerate solo che, ad esempio, come attivo di bilancio, la banca unificata raggiungerà i 750 milioni di euro. Se poi a questo aggiungiamo l'intermediato mobiliare, superiamo ampiamente il miliardo di euro. Sono numeri non da BCC, ma da popolare media, insomma, se vogliamo fare un paragone di tipo bancario, paragone tuttavia improprio, ma giusto per dare l'idea della dimensione di questi numeri. Presidente Castiello, questa fusione allarga gli orizzonti del credito cooperativo del Mezzogiorno. Questa fusione con la Consorella di Sassano è un obiettivo che ci riempie, lo dico senza che il mio pensiero sia viziato da retorica e da enfasi, ci riempie di orgoglio cooperativo. Perché? Facciamo in modo tale che questa Consorella, che a causa delle microdimensionalità non ha le condizioni per sopravvivere in un mercato contrassegnato da un tono competitivo in crescente aumento, bene, si aggreghi a noi in un'unica grande banca, una delle più importanti dell'Italia meridionale, che conserva peraltro intatti i connotati, l'identità, la funzione di banca a carattere di mutualità e senza fini speculativi, come prevede l'articolo 45 della Costituzione. Noi stiamo perseguendo esattamente questo obiettivo: esaltare da un canto il livello organizzativo, quantitativo, dimensionale della banca, ma esaltare soprattutto dall'altro lato la connotazione identitaria, marcando sempre più i fini, l'identità, la natura cooperativistici e mutualistici di questa unica grande banca. Che vuol dire poi in concreto, al di là delle affermazioni di principio? Vuol dire, e il direttore generale l'ha già accennato, che le più ampie dimensioni, nella misura in cui procacciano economie di scala, consentono l'effettuazione di
erogazione di prestazioni e servizi a condizioni e a prezzi, diciamo, senz'altro più agevolati e più competitivi rispetto a quello che offrono le comuni banche, e questo è un grande vantaggio per la clientela e per i soci in una prospettiva di mutualità diffusa sul territorio, che poi si identifica con il localismo, che è l'altra faccia identitaria della nostra banca di credito cooperativo. Poi c'è l'aspetto strettamente connesso alla mutualità, diciamo, in house, vale a dire quella dei circa 6.000 soci che complessivamente integreranno la nostra compagine sociale unitaria. È evidente che una piccola banca di credito cooperativo può seguire poco i soci, non può certo prendersi il lusso di istituire un ufficio soci che stia quotidianamente appresso alle loro necessità. Una grande banca di credito cooperativo raggiunge un livello dimensionale tale che ha la possibilità anche di allestire una struttura di questo tipo che curi un rapporto più intenso, più ravvicinato con i singoli soci e si metta a disposizione per offrire prestazioni e attività che non sono soltanto quelle creditizie, sia ben chiaro, ma quelle di socialità pura, vale a dire assistenza sanitaria, assistenza culturale, elevazione, ogni iniziativa di elevazione morale e culturale come prevede la Carta dei Valori del Credito Cooperativo, che è la nostra Carta Costituzionale, la Carta Costituzionale del Movimento del Credito Cooperativo, quello che ci veramente fa di essere e diventare ogni giorno di più qualcosa di diverso dalle comuni banche. Vicepresidente Lucibello, quest'anno ricorrono i 25 anni della Banca del Cilento Lucania Sud. Lei ha percorso la storia di questa BCC da quando era a Cassa Rurale ed Artigiana di Vallo della Lucania fino a questo nuovo traguardo. Cosa si prova? Vedi, provare una parola, già quello che si sente è diverso, è tutta un'altra cosa, la soddisfazione di vedere crescere una creatura che è una creatura di tutti, è una creatura che abbiamo fatto una guerra, abbiamo battagliato perché diventasse una struttura del territorio, dei soci e dei clienti che operano con noi. Questa è una grossa soddisfazione. Poi il discorso degli anni che sono passati, beh, è chiaro, sono parecchi, però onestamente, per quanto parecchi, è una delle banche più giovani e i numeri che sta tirando fuori oggi sono numeri che di fronte a tante altre banche che hanno vita, diciamo, da oltre 50 anni, beh, è una doppia soddisfazione, perché siamo riusciti forse a fare qualche cosa che neanche noi speravamo di arrivarci. Oggi ci siamo e pensiamo di cercare di cambiare anche il nome un domani, non più con Banca del Cilento, del Val di Diano e della Basilicata, ma può darsi riprendiamo quel nome che qualcuno ha utilizzato e forse sta scomparendo, ma Banca del Sud potrebbe essere.